La primavera del Bologna esce dallo stadio Paolo Mazza di Ferrara con un ottimo 2-2, un pareggio preziosissimo, firmato Vergani e Pagliuca. Siamo con mister Zauri. Mister, primo tempo quasi giocato peggio, ma sullo 0-0. Secondo tempo giocato meglio, 2-2. Comunque pareggio molto positivo. Beh, alla fine quando esci dal campo in trasferta, soprattutto con un pareggio, comunque con dei punti, va sempre abbastanza bene. Sono contento perché comunque i ragazzi hanno offerto l'ennesima prestazione importante. Purtroppo ultimamente non ci era capitato di portare a casa punti, ma invece nonostante le ottime prestazioni fatte, è chiaro che oggi il punto ci vede soddisfatti a metà, perché comunque in alcuni episodi dove eravamo già in vantaggio di un gol potevamo chiudere su 2-0, poi insomma col senno di poi è un po' più semplice, però i ragazzi sono stati bravi. Primo tempo, come dicevo all'inizio, poco propositivo, troppo ferma la squadra forse. Nel secondo tempo sono cresciuti molto in mezzo al campo, sia Grieco sia anche nella fase di costruzione dal basso molto meglio. È stata questa la chiave del secondo tempo più vivo, più vivace da parte vostra? Beh, assolutamente, abbiamo cambiato qualcosa in questa partita, abbiamo giocato con i due in mezzo al campo anziché con i tre, e quindi classico rodaggio, come si dice. I ragazzi sono stati bravi, anche il ragazzo che ha giocato a Motolese 10 nel 2004, insomma un ragazzo che merita un cenno, è stato molto bravo, ma così come gli altri. Quindi siamo cresciuti col passare dei minuti, tanto è vero che poi si è andati in vantaggio meritatamente e poi addirittura si è andati sotto, quasi una follia, però il calcio è questo e ripeto, non posso dire niente ai ragazzi. Un'ultima domanda su Molla, gran parata a metà del secondo tempo, decisivo anche lui, questo portiere si sta rivelando preziosissimo per la vostra squadra. Ma Marco è un ottimo prospetto, sta solo a lui far emergere le proprie qualità, che sono tante. Abbiamo tanti giocatori bravi, lui è tra questi, ripeto, sta solo a lui, noi siamo qui solo per allenarlo. Grazie mister, in bocca al lupo. Grazie Crepi.